Questo è un libro sull'insicurezza, una descrizione della gente che vive un'esistenza a parte nella grande città di Parigi, delle persone che hanno conosciuto l'inferno della strada. È un libro sull'umiliazione, sull'odore delle puttane e la vita notturna nei caffè. È un libro sulla ricerca della propria identità, sul diritto alla vita, sul diritto di disporre del proprio corpo. Ma è un libro anche sull'amicizia, una testimonianza sulla vita che noi viviamo nel quartiere di Place Blanche e di Pigalle. Così Christer Strohholm introduce il suo libro Les Amis de Place Blanche, un libro pubblicato per la prima volta nel 1983 in Svezia da ETC e ripubblicato da due case editrici nel 2011, la Amam Iman Edition e la David Lewis Publishing. Un libro che ha dovuto attendere ben più di 20 anni prima di essere pubblicato. Strömholm si trasferisce a Parigi nel 1959, nel quartiere di Montmartre, che non era cambiato molto dagli anni 30, paradiso per artisti in difficoltà, bohemien, prostitute, omosessuali, liberi pensatori. Vi lavora per quasi 10 anni a raccontare quel piccolo mondo, diventando parte, col tempo, di una nuova famiglia parigina, quella dei travestiti. Lo studio di genere, così come la formazione e costruzione di un'identità di genere, seppur hanno radici precedenti, esplodono agli inizi degli anni 70. La rivolta di Stonewall è del 1969. Bisogna riconoscere quindi a questo fotografo svedese, per lo più sconosciuto in Europa, un valore pionieristico riguardo la presa di coscienza di una problematica fino ad ora ignorata e spesso evitata da vari fotografi se non per semplici foto rubate. Strohol è uno dei primi fotografi ad avere, diciamo, rispetto verso queste donne nate in un corpo maschile e dedicargli tutto un lavoro. Non vuole sfruttare il suo progetto fotografico solo per se stesso, ma vi si dedica con coinvolgimento personale, emotivo, affettivo e di lotta sociale. Un sentimento vero di amicizia e di scambio. Per fare ciò decide di prendersi una stanza nello stesso hotel delle sue future amiche travestite e sincronizzarsi al loro stesso ritmo di vita che si svolgeva per la maggior parte di notte. Il fotografo costruisce la storia delle sue protagoniste nello stesso momento in cui le protagoniste stanno costruendo la propria identità. La delicatezza, l'amore e la libertà degli scatti del fotografo sono un documento storico del passaggio da una vita ad un'altra di tante donne nate in un corpo non loro. Nel libro troviamo anche la storia raccontata dalle protagoniste stesse, da Nana a Jackie. Nel quartiere a luci rosse si sente a casa e prendendoci per mano ci accompagna in strada, facendoci sentire liberi di vivere con lui le lunghe notti parigine, chiassose ed anche allegre. C'è un gioco di sguardi che ci inducono a sentire l'umanità di queste persone e guardandole negli occhi comprendiamo il dolore di sentirsi isolate, ghettizzate, ma un dolore vissuto con dignità e forza incredibili. Non cadiamo nel voyeurismo, ma condividiamo la bellezza di quei corpi, di quei volti gracili e a volte indifesi rispetto ad un mancato riconoscimento del proprio io. Strohholm ci mostra un ritratto della quotidianità, salva il magico che c'è in ogni volto e lo fa con eleganza. Non vediamo più il mostro, lo sconosciuto, il diverso, ma ci fa sentire parte della famiglia. I ritratti sono sorprendentemente intimi e le scene notturne riprendono per alcuni aspetti lo stile di Brassai, che tra l'altro era suo amico. Brassai nel 1933 pubblicò il libro Paris de nuit, in cui mostrava le varie facce della vita notturna parigina in strade abbandonate, solitarie. Fotografò i caffè bohemien e il mondo nascosto dei criminali, omosessuali, travestiti e prostitute. Ma Brassai spesso metteva in posa i suoi soggetti, a volte creava le scene, le quali davano un senso di immediatezza e spontaneità. E grazie al suo uso magistrale della luce, creava atmosfere misteriose, quasi irreali, di Parigi. Strömholm invece utilizza la luce naturale e, a differenza di Brassai, non utilizza il flash perché è troppo invadente. L'effetto complessivo è che le immagini hanno una morbidezza, una qualità suggestiva che rispecchia le persone ritratte.
Al centro delle sue immagini non ci sono solo persone, ma c'è la ricerca dell'identità di sé e della propria sessualità. Con il suo lavoro Strömholm vede una realtà differente perché la vive insieme ai suoi soggetti, che non si sentono più solo guardati e dimenticati, o ridicolizzati o maltrattati. Il suo impegno è quello di andare a fondo delle cose con una luce decisiva e ci racconta: le mie amiche vivevano tutte insieme, in un mondo a parte, un mondo di ombre, solitudine, ansia, disperazione e alienazione. L'unica cosa che chiedevano era di avere il diritto di essere se stesse,